Francesco Zenga, allora sì. La storia è il tuo primo lavoro. E innanzitutto come ti sei approcciato? Come è nata? Come sei finito a fare da zero il protagonista in una serie Rai tra le più importanti dell'anno? Questo dovete chiederlo a Francesca, è stata responsabilità sua prendermi. Abbiamo fatto un bel po' di provini, in realtà sono durati da febbraio ad aprile, quindi sono stati molto molto lunghi, 3 mesi di provini, poi c'è stata la prova costume, trucco e parrucco, insomma è stata una prova abbastanza lunga, durata mesi e insomma dopo vari callback siamo arrivati a prendere il ruolo. E come ti sei spiegato, fra tanti hanno scelto proprio te? Quando appunto, come anche dicevi in conferenza, magari potevano prendere un attore già più giovane, ma magari già con altre esperienze, invece? Ma non lo so, forse spero insomma di essere riuscito a rappresentare la leggerezza, la vita che affrontava, come l'affrontava Nino, insomma, la vita che affrontava Nino. Io devo dire, mi ispiro molto, il personaggio di Nino insegna molto, io mi ispiro molto a questo personaggio perché può essere un esempio per grandi e piccoli di come debba essere vissuta la vita. O almeno in parte, e con insomma questo sorriso che forse inizialmente non è proprio esatto. Il migliore degli esempi, no? Sì, ma infatti per quanto riguarda, ho detto in parte, proprio perché Nino affronta la vita sempre con il sorriso, poi ovvio dà anche dei brutti insegnamenti perché insomma era un po' mascalzone, andava a rubare nelle osterie, però il modo in cui lui vive la vita sempre con questo sorriso è insomma da insegnamento. Ecco, parliamo appunto del tuo personaggio di Nino, invece anche poi di tutta l'evoluzione che avrà nel corso della storia. No, è stato, come ho detto prima, è stato un personaggio molto molto forte, cioè un personaggio che ha diverse fasi, caratterizzato da diversi aspetti, emozioni, un Nino più ingenuo, all'inizio abbiamo un Nino più ingenuo e emotivamente molto forte, nella seconda fase abbiamo un Nino partigiano, quindi dalla parte della bandiera rossa, che inizia a essere più responsabile, quindi cambia anche il rapporto con la madre, vede il fratello cresciuto, e poi abbiamo Nino che va dalla parte del contrabbando, insomma prende quella via sbagliata che avrà ripercussioni, insomma. Invece da ragazzo del 2024 come vivi le storie del passato, cioè di quello che in realtà è successo neanche un secolo fa, no? E sembra e che poi viviamo anche nell'attualità di tutti i giorni, lo vediamo, no? Perché con due guerre in corso alle porte di casa, come è vissuto tutto questo da un ragazzo della tua età? Beh, sicuramente non è facile perché io come ragazzo del XXI secolo, come hai detto tu, italiano, non provando queste esperienze, non posso insomma dire al meglio quel che hanno provato loro. Sicuramente posso immaginare, e immaginandolo ho provato ad interpretarlo, ma questo lo vediamo cioè nel periodo storico in cui siamo, la Palestina, l'Ucraina, quelli sono i ragazzi che lo stanno provando, lo stanno capendo, e noi da attori possiamo insomma solo immaginare e provare a interpretarlo. Senti, invece ti sei confrontato poi in scena con degli attori, dei mostri sacri come Jasmine Trinca, come Valerio Mastandrea, certo. e come Elio Germano, insomma, come ti sei approcciato con loro? C'è stato un po' di timore da parte tua oppure subito sei entrato, come dire, in confidenza e subito hai cominciato a rubare come si fa con gli attori più importanti? Beh, con Jasmine sicuramente avevo più confidenza perché abbiamo fatto la maggior parte delle scene insieme, quindi è nato un rapporto quasi madre figlio, ecco, anche se lei per me è come una sorella. Ma sì, sicuramente l'osservazione ha aiutato molto, osservare loro e assimilare tutto ciò che potevo. E quindi ecco, avere un cast del genere attorno è stato sicuramente d'aiuto, e poi loro devo dire che mi hanno messo sempre molto a mio agio e insomma mi hanno aiutato nelle scene in generale, ma il mettere a proprio agio è stato una mossa vincente. Senti, in attesa di vederti inevitabilmente in una serie teen, perché sarai sicuramente chiamato in una di queste serie importanti, invece qual è il ruolo che sogni di interpretare? Ma io sono originario. Beh sì, è stata sarebbe sicuramente una sfida poter interpretare un personaggio napoletano, perché io sono giù della Campania, quindi
Ok, abbiamo fatto un personaggio in dialetto romano, adesso proviamo a fare qualcosa in napoletano. Insomma, dei canditi subito per mare fuori, diciamolo. Dai. Beh, no, dai. Però, insomma, vediamo. E, sì, comunque sì, il napoletano sarebbe una delle sfide interessanti da affrontare. Va bene, allora, in attesa di un ruolo napoletano. E per finire ti chiedo, ovviamente tu, la tua prima esperienza, ma era come te l'aspettavi? Cioè, nel senso, quando uno è ragazzo idealizza un po', no? Vado a fare il cinema, vado a fare la televisione. Poi però forse la vita da set non era magari come te l'aspettavi realmente. Hai scoperto quanto c'è ad esempio da aspettare, quanto sono lunghe le pause. Sì, questo sì, io la vita del set non la conoscevo proprio e mi sono ritrovato per il primo mese molto spaesato. Ho detto, oddio, dove mi trovo? Cioè, e sì, entrano in gioco 3.000 variabili, ma ecco, come il fatto dell'attesa, ma anche il gioco, tutto il gioco di luci, di posizione, che dà fastidio, però fa parte del gioco ovviamente, la vita da set. Senti, per chiudere, allora, dacci l'appuntamento per la storia. Sì, ci vediamo lunedì 8 gennaio su Rai 1 in Rai Play per la storia, primo episodio. Perfetto, ciao. Grazie e complimenti. Grazie a te.